Eder, Mech, Pallister. Consulenti di programmi televisivi che vanno sul campo e poi in tribunale a difendere colpevoli, ma poi in televisione ovviamente riportano opinioni che non sono opinioni oggettive, ma frutto del loro ruolo. E così la giustizia diventa semplicemente una questione di punti di vista, una partita di calcio da giocare in tribunale. Anche il mondo della cronaca del crimine in realtà è solo un grande business. Luci che si accendono e poi si spengono al termine dei programmi. Ed ecco che cosa succede quando certi personaggi sono fuori dalle riprese ufficiali. Ecco il collegamento da Rimini con la nostra Barbara Di Palma. Quali sono le novità in via del Ciclamino? Barbara. Ma che, siamo in onda? Ciao Alberto, dunque siamo qui a Rimini. Cioè che qui non funziona un cazzo. Come mettete a posto ste luci, per cortesia? Vai, vai avanti.
Bravo. Ma che tu coglione sei. Non ce la posso fare, sto. Ciao Francia, bentornata da Cortina, come stai? Sì, Zanluigi, oggi è andata benissimo, mi sono distesa e tutto bene. Emanuele. Cosa si prova dopo 8 mesi? Come sta tua moglie? Cosa ha fatto tua moglie? Io non ho fatto nulla, non ho fatto nulla, non siamo neanche indagati. Ascolta, come si un pensiero, una battuta, a rompere una le battuta, scatole per 8 una mesi. Battuta, una. Ma fate il vostro lavoro, vi capisco. Sì. Fatelo, fatta. È giusto. Aspetta, ah, non abbiamo la voce, eh? Cosa hai fatto stanotte? È questa brutta domanda, però. Ti vedo provato. Cosa si prova? Aiuto. Dall'alto come va? Com'è la questione? Sì, perché tu sei alto, noi abbiamo bello, questo. Siamo bassi. Allora, ho preparato sto bello. Lo so. Di norma faccio 6 piani in 32 secondi. Vediamo un po' quanto riesco a fare dopo il corso che ho avuto ieri. Io dico 42-43. Proviamo. Via. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.